Che il Signore Gesù sia lodato e benedetto in eterno. Come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, mandò due discepoli dicendo: andate nella borgata di fronte, nella quale entrando troverete un puledro legato, su cui non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi domanda perché lo slegate, direte così: il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati partirono, trovarono tutto come gli aveva detto loro, e mentre essi slegavano il puledro, i suoi padroni dissero loro: perché slegate il puledro? Ed essi risposero: il Signore ne ha bisogno. E lo condussero a Gesù, e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, essi stendevano i loro mantelli sulla via. E quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli, con gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in terra e gloria nei luoghi altissimi. Ora alcuni farisei, non mancano mai, tra la folla gli dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ma egli rispose: vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno. Amen. Gloria al Signore. Lo vogliamo leggere l'ultimo verso? Se costoro tacciono, le pietre grideranno. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Accomodatevi, fratelli. Il titolo del messaggio è l'ingresso, perché si parla dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Qualcuno direbbe l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, perché nelle precedenti visitazioni, come dire, ogni cosa che il Signore aveva fatta l'aveva fatta in sordina. Aveva guarito il cieco, aveva guarito il muto, aveva risuscitato, aveva fatto, aveva detto, ma sempre con una raccomandazione di tenere, come dire, quasi celato quella operazione, quella potenza. E questo per noi ci deve fare riflettere, fratelli, perché oggi il mondo va solo appresso al sensazionalismo. Oggi la gente vuole solo vedere cose grandi, cose segni, cose che rasentano il soprannaturale, e si perdono di vista che Dio può fare ogni cosa, ma che Dio è nelle cose semplici, che Dio si usa delle cose semplici e che attraverso le cose semplici Egli può fare una grande operazione per tutti noi. Amen. Il Signore si trovava in un luogo vicino Betfage, fra Betfage e Betania. Quella era la strada che lo avrebbe portato a Gerusalemme. E a Gerusalemme lui doveva presentarsi col suo titolo, il Messia. Amen. Come colui che è venuto nel mondo per riscattare ogni persona, ogni anima vivente, col suo preziosissimo sangue. Amen. Fratelli, vi dico nell'amore del Signore, restiamo concentrati sul sangue di Cristo e sul sacrificio di Gesù sulla croce. Restiamo concentrati su questo, perché il demonio sta cercando in tutti i modi, in tutte le maniere, di portare divisioni, contese e dispute fra i figli di Dio, ma non relativamente alle cose che vale veramente la pena di seguire, ma per le cose che sono il frutto della saccenza dell'uomo. Ritorniamo alla pura parola di Dio. Ritorniamo al latte puro della parola di Dio. Quel latte puro che oggi è in condizione di guarirti, di liberarti, di darti una piena libertà e gioia di vivere. Amen, fratelli, gloria al Signore. Di tutte le altre cose non ce ne facciamo niente. Il Signore era lì. Quello era il sentiero che s'era stato tracciato. In un'altra occasione si stava avvicinando a Gerusalemme e l'unica cosa che Gesù fece guardando Gerusalemme fu quella di piangere. Come oggi ci viene a noi, a tutti noi, di piangere davanti a ciò che sta succedendo.
davanti all'apostasia dilagante che c'è in questo mondo, con i figli di Dio che vanno a destra e a sinistra e non si rendono più conto di che c'è una luce, c'è una guida che devono seguire, e questa guida è, come vi dicevo poc'anzi, la parola del Signore. Non contate quello che vi dico io, né contate quello che vi dirà qualsiasi persona che sale su questo pulpito o qualsiasi persona che è sui social o su qualche altro pulpito, su qualche altro contatto potrà mai dirvi, ma confrontate ciò che vi viene detto con la parola del Signore. Un santo uomo che ora è nelle mani del Signore mi diceva sempre: "Guaiò, quando tu vai al culto devi tenere due tasche, una sana è una bucata. Le cose buone mettile nella tasca sana, le cose non buone mettile nella tasca bucata, e lascia che cadano, e lascia che vanno per terra e che si perdano, ma tieni le cose buone." E sapete che cos'è la cosa buona per eccellenza? La pura parola di Dio, la parola del Signore, la quale ci renderà liberi, perché essa parola è la verità. Amen. Gloria al Signore. Gesù era lì, era su quel sentiero. Badate bene, fratelli, perché questo è un messaggio un po' particolare ed è un messaggio dove il Signore sta parlando a te, gloria a Dio, sta parlando a me, sta parlando a tutti noi. Il Dio potrebbe scegliersi chiunque e potrebbe scegliersi qualsiasi itinerario, ma nel suo piano, nella sua mente c'è un solo itinerario. E se Dio ti ha scelto per servirlo, devi solo essere pronto a dire: "Signore, ecco, manda il tuo servo, parla perché il tuo servo ascolta." Amen. Gloria al Signore. Era lì, c'erano due villaggi. In realtà dentro Gerusalemme aveva compiuto poche operazioni, più che altro nei villaggi attorno, circostanziali, come se il Signore volesse mantenere segretata la cosa. Questa è la prima grande differenza tra Dio e gli uomini. Mentre Dio opera nel silenzio e non vuole, non ha bisogno di pubblicità, gli uomini operano col megafono. Quando fanno una cosa lo devono sapere tutti, perché altrimenti che piacere c'è? Ma la parola di Dio ce lo dice, che se dopo che tu hai fatto qualcosa lo viene a dire, lo viene a raccontare, già tu hai ottenuto il tuo premio. Quindi quando noi facciamo qualcosa per il Signore, facciamolo in modo che nessuno sappia, che nessuno veda, perché è un problema, un affare tuo con il tuo Dio. Non è bisogno di farti vedere dal pastore, né tantomeno è bisogno di farti vedere da altre persone, a meno che non sia proprio necessario, e mi capite. Ma se potete evitare, fate ogni cosa in sordina, in silenzio, perché questa è la volontà di tuo Padre. Lo stesso Signore Gesù si è comportato in questo modo. E il Signore ha detto: "Imparate da me, perché io sono umile e mansueto." Amen. Gloria al Signore. Davanti al Signore vi erano due villaggi, tutti e due posti uno a 2 chilometri da Gerusalemme e uno posto a 2 chilometri dall'altro villaggio, Betfage, Betania, Gerusalemme. E Betania significa casa di afflizione. Questo è il sentiero che ti conduce al servizio di Dio. Abbasso tutti coloro che in maniera errata dicono che servire il Signore significa avere lusso, comodità, ricchezze, prosperità, perché non sta scritto nella parola in nessuna parte. Il sentiero che Dio ha scelto per i suoi servitori è un sentiero di afflizione. Ma sapete perché? Non perché il Signore si diverte nel punirci o si diverte nel vedere il nostro male, ma perché in questo sentiero è un sentiero dove noi dobbiamo essere purgati, purificati, dobbiamo essere come l'oro che passa attraverso i 7 fornelli. Chi vuole alzare una mano e dire amen? È un percorso di santificazione, fratelli. E vi dico in verità che quando nel tuo cuore c'è tutto, quando nel tuo portafoglio c'è tutto, quando nella tua famiglia c'è tutto, quando i tuoi figli sono preziosi, come dire, e non ci sono problemi, tu stai molto lontano dal Signore. Sei convinto che tutto ti sia dovuto, che tutto sia bene.
Quando al contrario ci viene a mancare qualcosa, quella cosa è uno stimolo per noi per avvicinarci a Dio. Sto dicendo una bugia, fratelli, e molte volte senza che ce ne rendiamo conto siamo noi stessi che attiriamo o suscitiamo al Signore questo sentimento, non di punirci ma di accarezzarci con la sua mano per farci capire che Egli è con noi fino alla fine dei tempi, ed Egli è con te nelle tue prove, nelle tue mancanze, è con te perché Lui ti ama. E il suo scopo è quello di portarti a salvezza. Il suo scopo non è quello di farti star bene sopra questa valle di lacrime, ma è che un giorno tu potrai godere con Lui, con i santi di Dio, il riposo eterno, alleluia. Perché noi qui siamo dei pellegrini. Do you know what pellegrini is? Sapete che significa pellegrino? Pellegrino significa uno che è fuori terra. E quando sei fuori dalla tua terra non stai bene, non stai comodo, non vedi l'ora di tornare a casa tua. Questo è il sentimento che deve animare tutti coloro che sono in Cristo. Non devono vedere l'ora di tornare a casa propria, dal proprio Padre Celeste, dove incontreremo i genitori che sono morti per l'innanzi, i figli che sono morti per l'innanzi, tutti coloro che sono andati davanti al Signore. Ci riscontreremo nell'aria e faremo festa nel Signore, gloria a Dio. Vogliamo lodare il nome del Signore. Alleluia! Casa di afflizione, non ti fare illusioni, non dire perché, perché non è. La tua afflizione è voluta dal Signore, ma non per farti del male, ma per accompagnare il tuo viaggio. E dopo la casa di afflizione, cosa c'è? C'è Betfage, che anche questa è una casa. Ed è la casa che il Signore si è scelto. Sono stanco di sentirmi dire: pastore, io non sono in condizione, pastore, io balbetto, pastore, io non ho studiato la parola. Sono stanco di sentirmi dire: non posso, non ce la faccio, non è più possibilità, non sono in condizione. Sono stanco, perché qui sta scritto: il Signore, il Dio Gesù, si doveva presentare a Gerusalemme, doveva manifestare il regno messianico, ed è venuto tempo in questo mondo che i figli di Dio manifestino il regno messianico. Andate per il mondo e proclamate l'Evangelo ad ogni creatura. E questo è l'Evangelo, che il regno di Dio si è avvicinato a noi. Gloria al Signore, alleluia. Questo lo dobbiamo fare tutti, ma per farlo tutti passiamo per il sentiero di afflizione e passiamo per un'altra casa, Betfage, casa dei fichi immaturi. Quelli, sapete, che sono nell'albero verdi. Il fico è un frutto buonissimo, è un frutto che ha il più alto concentrato di zuccheri, e quando mangiamo tanti fichi abbiamo problemi seri poi, no? Lo sapete, eh? Un fico immaturo rappresenta tutti noi. Il Signore non ci prende e ci sceglie perché siamo maturi, arrivati, perfetti, belli messi in scatola, pronti per il consumo. No, ci sceglie proprio nella nostra immaturità, perché Egli ci ha amati di un amore eterno e vuole usarsi di te, e nel cammino che farà con te vuole ammaestrarti in ogni verità e portarti ad un livello tale che tu veramente potrai dire: per me vivere Cristo e morire guadagno. Gloria al Signore. Arrivarti a far pensare come pensò l'apostolo Paolo, che noi di questa terra, di questa vita, non abbiamo niente, non dobbiamo avere piacere in niente, ma non perché non dobbiamo, nel senso che non possiamo, ma perché a noi questo mondo non interessa. A noi interessa ciò che il Signore vuole che noi tutti facciamo, la sua volontà. Gloria al Signore. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Gloria al Signore. Questo è il cammino dei figli di Dio. Ma in questo caso Gesù non lo sta facendo con te, ti sta dando l'esempio. Imparate da me perché io sono umile e mansueto, amen. Ti sta dando l'esempio. Doveva arrivare a Gerusalemme per annunziare il regno messianico, e andò attraverso una casa di afflizione, andò attraverso una casa di fichi immaturi. Bisogna maturare nel Signore, ma non bisogna prima maturare e poi servire, ma bisogna maturare al servizio di Dio. Quante volte l'apostolo Pietro, il grande apostolo Pietro, si trovò a sbagliare,
a commettere degli errori dovuti alla sua natura umana ribelle, la sua natura umana violenta, la sua natura umana che lo portava a compiere delle cose che non doveva compiere. Quante volte? Ma il Signore ebbe pietà e lo portò al punto tale che Pietro potrà finalmente scrivere: ma conviene piuttosto obbedire agli uomini, obbedire al Signore. Stasera tu a chi vuoi obbedire? Vuoi obbedire agli uomini o vuoi obbedire al Signore? Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo l'Eterno. Gloria al Signore, alleluia. Ma vediamo questo Gesù che arriva lì con i suoi discepoli, tutti attoniti: che cosa ci siamo venuti a fare qui? Non sai, Signore, che qui cercano la tua vita? Non sai che vogliono ucciderti? Non sopportano più quello che tu stai facendo? Non lo sai forse, Signore? Certo che lo so. Ricordo un vecchio saggio il quale doveva prendere una cosa in un laghetto e infilava la mano per prendere quella cosa e c'era uno scorpione che lo mordeva. Ai! E ritirava la mano e dopo un po' ritornava con la mano e tentava e di nuovo lo scorpione. Ai! E la terza volta e la quarta e la quinta volta finalmente il discepolo, non potendone più di fare, dice: maestro, ma perché continui? E il maestro gli rispose: quello che devo fare è giusto. Non mi lascerò fermare da ciò che è giusto fare perché c'è una difficoltà. Preso un bastoncino, lo mise dentro l'acqua, lo scorpione si attaccò al bastoncino, tirò fuori lo scorpione e poi infilò l'acqua, la mano nell'acqua, gloria a Dio. Allo stesso modo, fratelli, noi dobbiamo fare quello che è giusto fare davanti al Signore e non dobbiamo né possiamo permetterci il lusso di fermarci perché il diavolo ci fa guerra, perché il diavolo ti mette degli impedimenti davanti. Piuttosto prendi questi impedimenti e sgridali nel nome di Gesù Cristo, rimandali al mittente, rimandali a colui che te l'ha mandato e vedrai che il Signore benedirà la tua vita, la tua esistenza e ti darà quello che il tuo cuore desidera. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Il piano di Dio è chiaro ed è nella nostra vita. Gesù arrivò, ma c'era qualcosa che mancava. Gesù potrebbe venire in questo momento, presentarsi con l'arcangelo Michele e l'arcangelo Gabriele, potrebbe far scendere il fuoco dal cielo, potrebbe far sconquassare la terra in un solo istante, ma non lo farà. Perché nella sua parola è già scritto quello che deve succedere. Ed è scritto pure: voi sarete i miei testimoni. Sapete che significa essere testimone? Significa raccontare la verità su un'altra persona. Se io sono testimone di Daniel, sto dicendo quello che è successo a Daniel, sto dicendo la verità. Tu vuoi essere testimone di Cristo? Allora devi raccontare le meraviglie che Cristo ha fatto nella tua vita. Devi raccontare l'amore che non conoscevi e che hai conosciuto incontrando Cristo. Devi dire a tutti quanto eri malvagio prima, parlo al maschile ma vale per il femminile, e come il Signore ha cambiato la tua vita, alleluia. Devi raccontare a tutti quello che pensavi prima di fare e quello che adesso pensi di fare, perché il mondo ormai pensa che nessuno fa niente per niente, ma non è così, fratelli. Il Signore ci ha detto che meglio è il dare che il ricevere. Meglio è il dare che il ricevere. E il Signore, come ai due apostoli davanti alla porta del Tempio detta bella, ti sta invitando a fare come loro. Oro e argento noi non ne abbiamo, ma quello che abbiamo te lo diamo. Alzati e cammina nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Perché stai ancora seduto? Perché stai ancora con gli occhi proni? Perché stai ancora con le braccia conserte? Perché ancora dici: hai la sciatica, hai il mal di pancia, hai la diabete, hai questo, hai quello? Lascia stare queste cose e comincia a dire: io sono un figlio di Dio, e se non posso fare 10 chilometri ma posso fare 100 metri, significa che il piano di Dio è che in quei miei 100 metri io incontrerò colui o colei il quale deve ricevere la così grande salvezza dell'Evangelo di Cristo, alleluia. Nessuno si senta giustificato e nessuno si senta scusato, perché se noi non facciamo il volere di Dio non ci sarà nessuna giustificazione per nessuno. Inutile che accampiamo scuse,
Inutile che cominciamo a perorare la nostra causa. C'è già un avvocato che perora la nostra causa presso il Padre. E non abbiamo bisogno di altro. Abbiamo solo bisogno di essere strumento nella mano di Dio. Altrimenti non entreremo mai ad annunziare il regno messianico del Signore. Saremo al massimo persone che blaterano qualcosa che assomiglia al regno di Dio, ma che non è il regno di Dio. Amen. Il piano di Dio. Il Signore mandò due discepoli. In questo momento stiamo mandando i servitori a due, servitori, servitrici a due nelle case, soprattutto delle anime nuove, per incoraggiarle ed edificarle nella fede. Perché questo è il piano di Dio, non perché ce lo siamo inventati noi. Amen. Ma il Signore mandò i servitori a prendere che cosa? Un puledro d'asino. Ma come? Gesù è il re dei re, è il Signore dei signori. Amen. E vuole entrare a Gerusalemme sopra un puledro d'asino. Ma dove si è visto mai un re che entra montando un asino? Peggio ancora, un puledro d'asino. Il figlio di un'asina, quindi. Dove si è visto mai? Dove si è visto mai? I re entrano con i cavalli. I re entrano con grande pompa. I re entrano essendo preceduti da trombi e squilli di trombe e rullo di tamburi. Ma il nostro re è entrato in silenzio. Lo sai questo che cosa significa? Che quando apri la bocca per farti ragione, stai facendo un torto a tuo Dio. Stai facendo un torto al tuo Dio, perché il tuo Dio prima di te è stato accusato, vituperato, maltrattato, frustato, sputato in faccia, ha avuto le peggiori angherie, ma restò, dice la parola, in silenzio come agnello mutolo, restò in silenzio non avendo l'ardire di proferire parola. Sai che significa? Siate miei imitatori, perché io sono umile e mansueto. Siamo noi testimoni di Cristo, sì o no? Perché allora ci facciamo ragione? Perché allora apriamo la nostra bocca e digrignamo i denti ogni qualvolta subiamo un torto? Perché dobbiamo per forza contendere e discutere? Trovatemi nella parola dove sta scritto che è biblico e cristiano contendere e discutere. Fatemelo vedere e io vi darò ragione. Non c'è scritto. Nella parola di Dio c'è scritto: se qualcuno ti percuote sul lato manco, dagli pure il destro. Nella parola c'è scritto: voi pregate, perché a voi è il pregare, a me è l'operare, dice il Signore. Dio renderà giustizia per ogni torto e renderà retribuzione per ogni cosa giusta fatta. Non hai bisogno di cercare la tua giustizia, perché la tua giustizia è come un panno sporco agli occhi di Dio. Chi vuole alzare una mano e dire amen? Smettiamola, fratelli. Perché anche a costo che ci prenderanno a parolacce, anche a costo che ci maltratteranno, noi siamo i figli di Dio. E se gli altri non fanno così e gli altri vogliono osteggiarsi a sapientoni o a combattere, a noi non interessa, fratelli. Perché noi non attingiamo dalla sapienza degli uomini, attingiamo dalla sapienza di Dio. E la sapienza di Dio è: tu stai in silenzio, apri la tua bocca, perché io, il Signore, la riempirò, gloria a Dio. E quando il Signore parla, ogni cosa tace, gloria al Signore. Amen, gloria a Dio. Andò a prendere un asino. Quell'asino sono io. Perdonami, non ti offendere. Quell'asino sei tu. Quel puledro d'asino sei tu. Andò a prendere qualcuno, qualcosa che non era adatto all'ingresso trionfale di un re. Andate a scegliere le cose pazze di questo mondo per svergognare le cose sagge, gloria a Dio. Tutti dicevano: ma che bene ci può venire da Betlemme? E intanto da Betlemme è nato il Messia.
è nato colui che ha cambiato l'ombra della morte in uno splendente mattino. È venuto colui che è l'alfa e l'omega, è il principio, fratelli, ma è anche la fine, è la stella del mattino. Gloria a Dio, è il più bello di infra mille, è colui che era, colui che è, colui che sarà, è il Signore, il Re dei Re, è il Signore dei Signori, ed è per il suo nome, non per il mio nome, non per il tuo nome, ma per il nome di Gesù Cristo il Signore, che ogni ginocchio si dovrà piegare delle creature celeste, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Vogliamo alzare una mano e dare lode al Signore. Gloria a Gesù, alleluia. Gloria a Gesù, alleluia. Andò a prendere un asino. Un asino non è la cosa giusta, perché sapete come sono gli asini? Quando sul bel momento che devono camminare appuntano i piedi, cammina, cammina, forza. Qualcuno sta sorridendo, ma noi siamo come gli asini, perché basta che ci vengano a pungere di dietro, ci fermiamo nel nostro cammino spirituale e non vogliamo più andare avanti. Ah no? Questa non me la sopporto, questa offesa io non me la sopporto, pianto i piedi e mi sto fermo, non mi muovo più. Sto pastore c'è sta attaccare la testa, se i diaconi avessero a tirare tutti i capelli, per fortuna che non ho più capelli, perché gloria al Signore. Io dico una cosa che leggo nella parola, che ogni cosa va fatta seguendo il giusto modello di Dio. E il giusto modello di Dio è di restare in silenzio e di pregare e di aspettare la liberazione che viene dal Signore. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Andò a prendere un asino, e quell'asino siamo tutti noi. Si assicurò di una cosa. Vedete un po', Gesù poteva andarlo a prendere da solo l'asino, no? Eppure non lo fece lui. Mandò due discepoli. Il Signore sta mandando te, forse con tua moglie o con un tuo amico, con una tua amica, vi sta mandando da quell'asino che deve portare il regno di Dio. Sì, questo è il titolo del messaggio stasera, l'ingresso. Ma l'ingresso non significa che io devo istruire, perdonami, il fratello Salvino perché lui sia una persona erudita, un discepolo di Cristo, e lui si deve fermare là. Lui deve arrivare alla statura di Cristo, ma sapete perché? Perché deve andare a Betfage, deve andare nel luogo della casa dei fichi immaturi e scegliersi, vedere quell'asino che è legato, quelle anime nuove che non conoscono il Signore e che sono legate dai loro vizi, sono legate dalla loro concupiscenza, sono legate dalla loro immoralità, e slegarli nel nome del Signore Gesù Cristo, alleluia, gloria a Dio. Guardate un po' il Signore come precisò, e quando ti diranno perché stai slegando l'asino, tu rispondi: il Signore ne ha bisogno, alleluia, gloria a Dio. E quando tu andrai ad evangelizzare e ti diranno: ma perché mi porti questo messaggio, rispondi con le stesse parole: il Signore ha bisogno di te, alleluia. Il Dio ti ama e ha pagato la sua vita per te, ed ora desidera che tu vieni a Lui e che cominci anche tu a servirlo, gloria al Signore. Badate bene che l'opera di Dio è fare discepoli, e i discepoli altri discepoli, e quei discepoli altri discepoli. Questa è la visione di Dio. Non che tu mangi o che tu arrivi a un livello di conoscenza: ah, diventavo diacono della chiesa, ah, arrivavo. A dove sei arrivato? A quale traguardo sei arrivato? Finché c'è vita, c'è speranza. Finché c'è vita, deve esserci desiderio di servire il Signore e di fare discepoli. Gloria a Dio, alleluia. Il demonio sta facendo impazzire tanti, sta portando fuori strada moltissimi, e gli unici che ancora sono con i piedi piantati nella parola possono resistere soltanto se restano con i piedi piantati nella parola. Gloria a Dio. Altrimenti cadranno, vacilleranno e si perderanno. Ma noi non vogliamo perderci, fratelli. L'asino era legato, ma quell'asino fu portato a Gesù. Ora tu sei stato portato a Gesù.
sei stato condotto a Dio, non importa se quest'anno, 10 anni fa, 20 anni fa, 3 mesi fa, non importa quello che hai fatto ieri e non importa quello che hai fatto una settimana fa, il Signore non ti giudica per quello che hai fatto, Dio ti sta giudicando per quello che fai. Dopo che ti sei ravveduto, hai confessato i tuoi falli e li hai lasciati, Dio ti ha dato perdono, ti ha dato perdono, ti ha dato perdono, ha preso i tuoi peccati, li ha gettati nell'abisso e non se ne ricorda più. Adesso, pure che sei ancora un asino immaturo, che non sa bene quale strada deve camminare, gloria al Signore, sappi una cosa, che non sei più solo, alleluia. Non sei tu che devi decidere la strada, ma sopra di te è montato il Maestro, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Lui è colui che ti sta cavalcando e lui è colui che sta guidando le briglie per dire vai nella direzione giusta. Vi è una strada che è chiamata Maestra, nella quale gli immondi non vi passeranno, gloria a Dio. E questa è la strada che Gesù ti sta presentando. Ecco, adesso puoi entrare dentro Gerusalemme. Adesso puoi entrare dentro Gerusalemme per fare che cosa? Per fare che cosa? Per fare 4 voci, per gridare a squarciagola. Perché devi fare entrare a Gerusalemme? Per un motivo semplice: perché la parola e il regno messianico siano predicati a tutti, gloria a Dio. Sia predicato a tutti coloro che hanno orecchie da udire e vogliono ascoltare la parola del Signore. Gloria a Dio, alleluia. Quell'asino era un asino vergine. Era un asino sul quale nessuno era mai salito. E questo è un altro particolare di degno di nota. Soltanto i re salgono su un animale che non è mai stato montato da nessun altro. Questo ti deve far capire che il Signore ti ha scelto come suo figliolo esclusivo. È solo Lui che vuole avere il controllo del tuo cuore. È solo Lui che vuole dirigere i tuoi passi. Quando quindi noi siamo con un piede al Signore e un piede a Mammona, il Signore non è contento di noi. Non sta sorridendo, ma sta piangendo e sta soffrendo, perché ha bisogno che quell'asino sia solo il suo. È solo Lui che vuole avere l'onore e l'onere di esserti vicino. Chiunque mi ama osserva la mia parola e il Padre mio l'amerà e noi verremo e dimoreremo in esso. Come? Come Spirito Santo di Dio. Lo Spirito di Dio è colui che ti cavalca, lo Spirito Santo è colui che ti guida in ogni verità, è colui che ti indica la strada nella quale tu devi andare. E quando quella strada è tracciata, non recalcitrare, non appuntare i piedi, non dire no Signore, io non voglio, io non posso, no, ma continua a seguire la strada del Maestro. Su di esso vennero messi mantelli. I mantelli erano i mantelli degli altri discepoli, erano i mantelli di coloro che avevano fatto la volontà di Dio prima ancora di quell'asino portare il Signore Gesù. Allo stesso modo, tu hai una chiesa e in questa chiesa ci sono fratelli e sorelle che metteranno a disposizione il loro mantello perché tu possa essere ben cavalcato dal Signore. Amen. Questo è il piano di Dio per noi, che noi andiamo per il mondo e facciamo discepoli. Educhiamo nel Signore e nella parola le anime a seguire il vero Dio. E quando quelle anime avranno seguito il vero Dio, quando quelle anime avranno raggiunto quel livello di maturità spirituale, saranno loro stessi che porteranno il Signore dentro Gerusalemme. Saranno loro stessi che a loro volta saranno veicoli, strumenti nelle mani di Dio per proclamare l'anno accettevole del Signore, gloria a Dio, alleluia. I discepoli videro che il piano di Dio è perfetto. Esattamente le parole che Gesù aveva loro dette si avverarono, né più e né meno. Ma sapete perché? Se voi andate a leggere Zaccaria, Zaccaria capitolo 9,
il verso 9 specialmente, è ripreso dall'Evangelo di Matteo, quando parla di questa profezia che si è adempiuta con l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Ma al verso 10 sapete che cosa continua a dire la parola? Che l'ingresso trionfale di Gesù farà sì che i carri di Efraim si fermeranno, che i cavalli del Faraone si fermeranno, che ogni cosa che per il mondo significa potere si fermerà. Allo stesso modo, tu non sei stato chiamato perché manifesti i tuoi muscoli, ma sei stato chiamato perché tu manifesti non la tua potenza, non la tua forza, non per potenza, non per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore, alleluia. Apri la tua bocca ed io la riempirò. Questo è il messaggio stasera, fratello, sorella, non temere di ciò che ti dicono i medici, non temere di ciò che ti dicono gli avvocati, non temere di ciò che ti dicono i consulenti, non temere di ciò che ti dicono in generale, ma vai ai piedi del tuo maestro, vai ai piedi del tuo Signore e confronta ciò che ti viene detto con la santa e sacra parola di Dio, e lì troverai che il Signore ti sta parlando e ti sta annunziando cose meravigliose, alleluia. Piuttosto che disperarti, piuttosto che avere contenzioso, avere lite, avere dispute, ma piuttosto arrendiamoci alla santa volontà di Dio. Alziamo sempre del continuo le nostre mani in segno di arresa, dicendo: Signore, tu sei il mio pastore e nulla, 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 nulla mi manca, perché tu mi fai camminare per sovredeggianti pascoli e mi guidi lungo acque quiete. Alleluia! La mano del Signore è sopra di te per darti quello che il tuo cuore desidera. Arrenditi al Signore e stasera anche tu potrai contattare con la gloria suprema della volontà di Dio e della parola del Signore. Amen, fratelli. Allora diamo gloria al Signore, alleluia. Diamo gloria al Signore, alleluia. Il diavolo ha troppo giocato per ammorbidire, per intenerire, per azzittire il popolo di Dio, ma è venuto tempo che quando i farisei ti diranno: ma perché gridi? Dì ai tuoi discepoli di stare zitto. L'abbiamo letto. Diglielo ai tuoi discepoli di starsi zitti. Ti stanno da... No! Se loro si stanno zitti, queste pietre grideranno gloria al Signore. Le pietre sono qualunque cosa è stata creata da Dio. E se tu non fai la volontà di Dio, stai tranquillo che il Signore la farà attraverso le pietre. La farà attraverso qualche altro asino, la farà attraverso qualche altra cosa, e quello che avrai perso sei tu, sono io, non il Signore. Dio il suo piano lo raggiungerà comunque, ma noi oggi abbiamo il privilegio di ascoltare che siamo stati scelti. Siamo stati scelti.